50 sfumature di grigio. Ciao a tutti e benvenuti da Ombretta su Arte per te. Come state? Allora, oggi tireremo fuori tutti i grigi che contengono le matite. Una sola matita in sé conserva tanti toni di grigio e sta a noi tirarli fuori. Oggi vi faccio vedere come estrapolare dalla vostra grafite tutte le tonalità che contiene in maniera semplice e veloce. E allora spostiamoci di là e andiamo a vedere come si fa. Oggi vedremo insieme come tirare fuori, quindi, da una singola matita 10 toni. In un video precedente vi ho fatto già vedere questo escamotage, ma oggi sarò più tecnica e più pratica e vi farò vedere come tirare fuori 10 toni nella maniera più semplice possibile. Adesso disegniamo innanzitutto un rettangolino che poi divideremo in 10 spazi uguali. Accanto al mio rettangolino metterò il numero della mia matita, che in questo caso è un HB, ok? E comincerò a colorare dal grado più basso al grado più alto di intensità. Come faccio? Inizio a dare una velatura leggera leggera su tutto il mio primo quadratino. Trovato il grado leggero di grigio che sarà dato dallo sfiorare della punta sul foglio, è una punta che deve essere sempre super appuntita, vedete? Non mi fermerò al primo quadratino, ma completerò tutta la griglia. Dato il primo grado di coloritura su tutti e 10 i quadrati della scala cromatica, andrò a continuare con il secondo grado di coloritura solamente dal secondo in poi, quindi sempre con la stessa intensità, sempre schiacciando, sempre anzi adagiando la punta sul foglio con la stessa veemenza, cioè minima, andrò ad aggiungere un altro strato di coloritura su tutti i quadratini. Il secondo grado di coloritura, passiamo al terzo e sempre morbidamente continuiamo ad aggiungere grigio su tutta la griglia. Siamo giunti al quarto grado di intensità. Cominciamo dal quadratino numero 4 a rimpinguare ancora di grigio. Come vedete, quindi, è un riempimento per sovrapposizione che piano piano porterà la matita a saturazione del foglio. Quindi i gradi di intensità si otterranno dalla sovrapposizione degli strati di grafite, piano piano passati tutti con la stessa intensità. Questo è il metodo più tecnico e anche più matematico, perché è un'addizione di toni per raggiungere le diverse intensità senza sbagliare.
Andiamo quindi al quinto quadratino e alla quinta intensità di grigio. Come vedete, alla quinta intensità quasi la matita con cui ho fatto il segno scompare, perché di solito noi tendiamo a disegnare con un'intensità media, cioè né troppo leggeri né calcando troppo, e quindi vedete che alla quinta intensità il tratto della matita che separa la griglia scompare. Se succede anche a voi, significa che state andando bene. Procediamo così col sesto quadratino e con la sesta stratificazione. Procediamo dal settimo quadratino per la settima stratificazione. Siamo giunti all'ottava stratificazione. A questo punto sentirete il foglio che trattiene la grafite sempre meno. Diciamo che sta arrivando a saturazione, nel senso che oltre un tot di coloritura il foglio non accetta più, non trattiene più la grafite stessa. E questo sarà il tono massimo della vostra matita, quello oltre il quale non riuscirà mai a colorare il foglio, ma creerà una sorta di pulvirulenza che non farà mai parte del vostro disegno. Partiamo per la nona sovrapposizione. E sull'ultimo quadratino facciamo anche la decima e ultima. E voilà, 10 toni di grigio con una sola matita. L'HB, questo è il tono più scuro dell'HB. Oltre questo tono, la matita, la punta della matita, rovinerebbe la fibra della carta. Quindi non diverrebbe più amica del nostro disegno, ma antagonista del nostro supporto. E mai, mai la matita deve rovinare o sfibrare il supporto. Quindi questo è il grado massimo di coloritura di questa matita. Per far sì che questi toni vengano sfumati si può usare uno sfumino che dal tono più chiaro andrà a sfumare verso il tono più scuro, ma è il contrario, eliminando tutto il tratteggio che in un certo senso è impossibile da evitare, specialmente su foglio liscio. E voilà, 10 toni di grigio con una matita. Questo può essere fatto con qualunque tono di matita. La differenza è che l'ultimo stadio, magari di un 8B, sarà molto più scuro di un ultimo stadio di un HB. Creare una campionatura di questo genere con tutte le matite, per esempio di gamma B, ci permette di avere innanzi uno specchietto completo di quelle che possono essere tutti i gradi di coloritura delle matite che possediamo, e quindi andare a colpo sicuro per scegliere la matita necessaria per raggiungere un grigio e sapere già quante sovrapposizioni di colore occorrono per arrivare a quel tono. Ma questo metodo può essere usato anche con le matite colorate, e adesso vi faccio vedere.
prendiamo una normalissima matita colorata, ho preso un rosso, e cominciamo a colorare come abbiamo fatto esattamente con la grafite, quindi con uno strato su tutto, due strati a partire dal secondo, tre strati a partire dal terzo quadrato, quattro strati dal quarto quadrato, cinque strati dal quinto. Facciamolo velocemente. E continuiamo così su tutto fino a saturare totalmente il foglio. Il foglio col colore è molto più difficile da saturare e si ha il grado di saturazione quando non si vede più la trasparenza del foglio, quindi quando i pallini bianchi della grana del foglio spariscono sotto la nostra matita. Anche qui 10 toni di rosso, dal più leggero al più intenso e saturo. Bene, sbizzarritevi a creare le vostre cartelle colore per sapere a che intensità è il rosso che desiderate, a che intensità è la gradazione che desiderate, e disegnare sarà sicuramente più semplice. Non vi preoccupate, non avrete bisogno sempre degli esempi per capire il grado di coloritura che vi necessita, ma all'inizio avere una guida di quelle che sono le intensità di sovrapposizione potrebbe essere veramente d'aiuto. Con l'andar del tempo queste gradazioni di colore le avrete automaticamente in testa e quindi saprete già prima di cominciare quanto spingere la matita per arrivare a uno o all'altro tono. Ma come sempre, per avere dimestichezza col materiale bisogna conoscerlo. È come quando ci si presenta, ci si chiede come si chiama, quanti anni si ha, cosa si fa. Bene, alla stessa maniera chiediamo ai nostri colori quanti anni hanno, cosa fanno, come si chiamano e conosciamoli. Una volta conosciuti sapremo estrapolare le informazioni automaticamente. Bene, spero che questo video vi sia stato utile, ci vediamo di là per qualche altra chiacchiera insieme. Quindi da oggi sappiamo che una sola matita contiene in sé una gradazione di grigi, una scala di grigi, e che tutte le matite messe una dietro l'altra contengono una scala di grigi infiniti, che no, infiniti no, ma molti molti grigi che possiamo usare per creare le diversificate sfumature dei chiaroscuri. In più vi ricordo che ogni matita performa diversamente a seconda del supporto su qui la passate. Allenatevi, conoscete il materiale, cercate di capire ciò che stringete tra le mani per disegnare in maniera tale da sfruttarlo al meglio. Se questo video vi è piaciuto, disegnatemi un bellissimo pollice in su e condividete sulle vostre pagine Facebook il video. Questo aiuterà Arte per Te a crescere e a farsi conoscere, se pensate che lo meriti. Per il resto io vi ringrazio, saluto tutti i nuovi arrivati su Arte per Te, benvenuti, io spero vi troviate benissimo in questa famiglia variopinta, e noi ci diamo appuntamento sempre qui per il prossimo video. Da Ombretta e da Arte per Te è tutto, alla prossima volta, ciao!